per offrire consolazione, ma anche per invitarci ad attingere acqua dal tuo cuore. Attingete le fonti della salvezza. Tu ci dici che sei venuto qui per tutti gli uomini e tu sei la fontana della vita, della salvezza, dell'acqua, della consolazione. Tu ci inviti ad attingere e a portare acqua e ci dici: consolate, consolate il mio popolo, parlate al cuore di Gerusalemme, gridatele che è finita la sua schiavitù. Signore, noi vogliamo attingere l'acqua della consolazione da te, vogliamo consolare il tuo popolo e annunziare che la sua schiavitù è finita, che il giogo è stato spezzato, che la vita di nuovo è venuta sulla terra. Signore, non per nulla tu sei venuta e non per nulla tu ci hai chiamati a te. Tu sei venuto per la salvezza di tutti. Il Padre per questo ti ha mandato, per spezzare le catene inique, per predicare la buona novella a tutti, la liberazione, per fasciare i cuori spezzati. Signore Gesù, e tu ci inviti ad essere collaboratori tuoi, a stare con te, ad attingere da te la consolazione per portarla agli uomini. O Signore, fa che comprendiamo quest'ansia che tu hai di dare agli altri quello che tu soltanto puoi dare, di salvare il mondo, perché il mondo ti appartiene. Tu hai ancora compassione della folla, di questa folla che vaga per i deserti della vita e non trova acqua, non trova pane. E tu ci dai il pane, tu ci dai l'acqua, tu ci dai la consolazione per poterla portare ai nostri fratelli. Signore, fa che comprendiamo l'ansia del tuo cuore, fa che comprendiamo il mistero del tuo amore, perché il tuo amore deve raggiungere tutti. Per questo il Padre ti ha mandato, tu vuoi salvare tutti, far comprendere a tutti che Dio ama. Ci tratti come una madre tratta il bambino. È una scena toccante. Nessuna madre scorda il proprio bambino, ma anche se ci fosse una madre che si scordasse del proprio bambino, io non mi scorderò di voi. I vostri nomi sono scritti nelle mie mani. Quando io mi guardo le mani, ecco, vedo i vostri nomi, ma quella mano è pronta per soccorrere. Oh Signore, quante immagini così belle. In un altro testo è detto che tu ci nascondi sotto l'ombra delle tue mani, cioè la tua operazione, l'operazione del tuo Santo Spirito. Le mani servono per operare, per stringere, per carezzare, e i nostri nomi sono scritti nelle tue mani. Signore, com'è bello tutto questo. Tu ci ami. Oh, se noi comprendessimo il tuo amore, impazziremmo. Non, dovremmo essere chiusi in manicomio, Signore. Se comprendessimo il tuo amore, impazziremmo. E tu provvidenzialmente non ci fai comprendere il tuo amore, altrimenti tutti resteremmo per terra, come stavano per terra i santi quando cadevano in un delirio d'amore di fronte all'amore tuo. Ma Signore, dacci questa mattina un momentino di luce, un momentino di grazia per comprendere l'immensità del tuo amore. Tu sei come una madre, tu sei come un padre, tu sei come uno sposo, tu sei come un amante. Tutte le categorie dell'amore umano tu li usi, tu sei l'amico. Vieni, amica mia, vieni, vieni, abbracciami, amica mia. Signore, tu non hai parole tratte dal vocabolario umano adatte per esprimere il tuo amore, e noi siamo conquisti del tuo amore. Tu sei l'amore, tu sei l'amore, il Padre tuo è amore, tu sei amore, lo Spirito Santo è amore, non esiste altra realtà al mondo che l'amore. Oh, se comprendessimo questo, Signore, noi che siamo i figli dell'amore.
Alleluia. E adesso, fratelli e sorelle, così prima di iniziare, potete sedere, 5 minuti per dire quello che vogliamo fare in questo giorno e qual è l'obiettivo finale a cui vogliamo giungere. Guardate, noi vogliamo costituire alla fine del corso l'equipe diocesana, cioè il ministero diocesano di intercessione, in cui debbono confluire 1 o 2 persone di quei gruppi che esercitano questo ministero, in modo da avere proprio un'equipe diocesana di questo ministero così importante. Per cui lo scopo ultimo, cioè l'obiettivo che ci prefiggiamo alla fine del corso, è di costituire stabilmente questo ministero, in modo che sia un ministero efficiente, molto ben preparato, un ministero che diventi come una scuola in Italia. Io sono il responsabile in Italia di questo ministero e vorrei incominciare qui, da questa nostra regione, questa nostra diocesi, a costituire questo ministero di intercessione che possa essere così esempio per tutte le altre diocesi di Sicilia e d'Italia, in modo che il ministero possa essere esercitato con molta luminosità, con competenza, e possa così continuare la sua attività nei 3 campi della guarigione, della liberazione e soprattutto della consolazione. Questo è l'obiettivo, per cui dovete pensare, per ogni gruppo che esercita questo ministero, a 1 o 2 persone che possono far parte di questa equipe diocesana. Secondo avvertimento, questo vedremo alla fine, noi faremo dei simposi. Oggetto dei simposi sono le 12 sorgenti di Elim. È chiaro che non possiamo questa mattina pescare, o meglio attingere acqua dai 12 pozzi. Io proporrei 6 pozzi, fare 6 gruppi, e in questi gruppi verrà assegnato un tema, anzi verranno assegnati 2 temi, uno per questa mattina e uno per il pomeriggio, che poi noi così rivedremo alla fine nella condivisione, per vedere qual è stato il lavoro di ogni gruppo, un lavoro di indagine. Si tratta nel simposio di scavare in fondo, alla luce delle scritture, in quel tema che è stato preparato. Io vi darò le piste per scavare, le piste per poter così affondare lo sguardo su questi pozzi, perché ogni pozzo ha un'acqua meravigliosa. Il pozzo unico è la sorgente, il cuore di Cristo, però sono le acque di Chianciano, sono le acque di Fiuggi, sono le acque di Sasso Maggiore, sono un po' diverse le una dalle altre. Ora, l'acqua è il Cristo, l'acqua dello Spirito è il Cristo, però si diversifica e ha degli effetti particolari secondo il pozzo da cui si attinge. Tutti i pozzi fanno bene, ma c'è l'acqua di Fiuggi che fa più bene per un dato disturbo, l'acqua di,
Chianciano, l'acqua di Abano, però sono tutti acque salutari, l'unica fonte profonda è il cuore di Cristo. Per cui ci divideremo, qui c'è la nostra sorella Rosaria che comincerà così a vedere come comporre questi gruppi in modo che siano rappresentati almeno i gruppi presenti nei simposi. Ma meglio sarà specificato dopo. Adesso noi diamo inizio alla nostra lezione, alla nostra conversazione. Peccato che abbiamo poco tempo a disposizione e non tutte le, diciamo, non tutti gli insegnamenti potranno essere approfonditi, però con la grazia di Dio cercheremo di centrare gli argomenti base in modo che gli altri argomenti che non sono argomenti base possono comunque essere innestati e possono essere oggetto anche di indagini particolari. Avremmo dovuto qui innestare la consolazione, o meglio, la solitudine che viene da Dio. Ci sono due solitudini, la solitudine caratterizzata dall'assenza di Dio e la solitudine caratterizzata dalla presenza di Dio, nascosta. Questa seconda solitudine si chiama solitudine mistica e rientra nel piano di Dio e avviene normalmente nella vita dello spirito, nella notte dei sensi e nella notte dello spirito. Sono delle prove che Dio manda, in cui l'anima è sconsolata, non sente Dio, è nella notte, non è nella luce. Però quella assenza di Dio è soltanto apparente, in realtà Dio è presente, mentre nella solitudine di cui ho parlato ieri sera Dio è assente, a causa del peccato presente. Invece nella solitudine purificatrice non c'è il peccato, ci sono gli effetti del peccato che vengono purificati dal Signore. Per cui c'è la presenza del Signore. Attenta a questa distinzione che mi viene ora e non ho scritta, prego di appuntarla. Nella solitudine di cui ho parlato ieri, caratterizzata dall'assenza di Dio, Dio è assente perché c'è la presenza del peccato. Nella solitudine invece purificatrice, c'è presente Dio, il quale purifica dagli effetti del peccato perché nulla di impuro entra nel suo mondo. È una presenza misteriosa, però l'anima avverte l'assenza del Signore e si purifica nel desiderio di ritrovare lo sposo che se n'è andato. In entrambe le solitudini entra sempre Cristo, o per salvare o per purificare, cioè per unire, o per salvare dal peccato e immetterle l'uomo nella corrente di grazia, o per innestare più profondamente l'uomo nella sorgente della salvezza e rendere partecipe del suo amore. Ma chiudiamo questo punto e andiamo all'altro insegnamento, la consolazione di Dio.
Io sono il tuo consolatore. È un testo di Isaia. Dio rivendica a sé il titolo di consolatore, perché la consolazione sta in questo: rendersi presente a chi è solo, rendersi presente a chi è solo, consolare, essere con chi è solo. Ed è Cristo che ci dice che Egli è venuto per consolare, perché il Padre è consolatore. Cristo è venuto per dirci che quando Lui se ne sarebbe andato, avrebbe mandato un consolatore permanente, lo Spirito, perché Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo è consolatore. Consolatore perfetto. Ci consola il Padre, ci consola il Figlio, ci consola lo Spirito Santo, perché, come dicevamo, Dio è consolazione. Che cosa significa consolare? Significa entrare in comunione con chi si sente solo e assicurare la sua presenza. Essere presenti a colui che soffre, a colui che ha bisogno. Consolare significa piegare le ginocchia su chi è caduto, come il buon samaritano che scende da cavallo, piega le ginocchia su chi è caduto, su chi è stato ferito e lasciato solo dai briganti sulla strada. Consolare significa versare olio e vino, il vino per lubrificare le ferite, l'olio per plasmare le piaghe. Consolare significa fasciare i cuori affranti. Consolare significa dare una corona di gioia invece di un abito di lutto e ridare il sorriso al volto spento e allontanare dal cuore afflitto tutto ciò che sa di mestizia. Consolare è consolidare le ginocchia vacillanti, irrobustire le mani fiacche e dire a chi è smarrito di cuore: ecco, io vengo a salvarti. Tutto questo è consolare, e tutto questo lo fa Dio, Dio il Consolatore. Una carrellata sui testi della Scrittura confermano che Dio è eminentemente il Consolatore dell'uomo. Ci sono due libretti, me l'ho accennato, il libro della consolazione di Isaia e il libro della consolazione di Geremia, ma tutta la Scrittura è piena di parole di consolazione. C'è un filone che parte dal paradiso terrestre e arriva fino a Cristo, e da Cristo, passando attraverso lo Spirito, arriva fino al fiume dell'Apocalisse, nell'ultima pagina della Rivelazione. I due Eden, quello terrestre e quello celeste, sono congiunti dal filone della consolazione, dell'abbondanza della consolazione di Dio al popolo peccatore che viene giustificato. Ecco, incominciamo con guardare a Dio Padre. Ogni volta che guardiamo a questo Dio Padre di amore, il cuore si allarga. Fratelli e sorelle, non so se vi è capitato a voi, a me capita, quando guardo questo mio Padre, il mio cuore si allarga. È l'amore,
L'amore immenso di Dio è l'amore unico, è una fontana di amore, è un fiume di amore che attraversa tutto l'universo. Bene, Dio nel suo amore crea l'uomo e lo crea come persona perché stesse in posizione dialogico con Lui, entrasse in comunione con Lui, fonte di vita. Quando Dio amore si accorge che l'uomo è solo e che cerca una compagna, subito dice Dio: non è bene che l'uomo sia solo, facciamo una compagna, che lo fa addormentare e gli trae dalla costola, dalla carne sua, un essere che plasma, e Dio che fa la donna, la fa bella, piacente per l'uomo. Quando l'uomo la vede, ah, questa sì, che è carne della mia carne, ossa, ossa delle mie ossa, e la braccia, Eva, e Dio si compiace. Si compiace e dice: crescete, moltiplicatevi, riempite la terra, esercitate l'amore. L'amore che ha diversi gradi, diversi livelli, l'amore fisico, l'amore morale, l'amore spirituale, tutto è amore nella vita. E quando l'uomo invece nel paradiso terrestre, cedendo alla tentazione del serpente che odio fin dall'inizio, dice Gesù, peccò, e che l'uomo si isolò da Dio, si isolò da Dio, ma Dio promette il liberatore. Subito Dio provvede, non può essere che l'uomo resti così nel peccato. E nel capitolo terzo del Genesi abbiamo la profezia del liberatore, la profezia di colui che verrà per redimere l'uomo dal peccato e rimettere di nuovo nell'uomo la comunione con Lui. Dio non lascia mai l'uomo solo e cammina con l'uomo nel cammino della vita. Dio prepara così il grande avvento del suo Figlio, che alla fine si incarna, perché soltanto in Cristo l'uomo non sarà più solo nella vita. Prepara così nel Vecchio Testamento, attraverso fatti, attraverso parole, attraverso figure, attraverso profezie, prepara l'evento della venuta di Cristo. Ma Dio nel frattempo si dimostra il consolatore del suo popolo nelle afflizioni. Quando il popolo giace in esilio, prigioniero, schiavo, Dio sente il grido del popolo, il crepitio del suo cuore, e manda Mosè per liberare il suo popolo dalla schiavitù. Dio lo accompagna nel lungo cammino di liberazione, manda la nube che segna il cammino, protegge il popolo di giorno e di notte, proiettando luce di notte e ombra di giorno. Dio lo conduce nel deserto, lo nutre con la manna, fa scaturire acqua dalla roccia, quella roccia che è Cristo, che misteriosamente accompagna l'uomo nel cammino della vita fino alla fine del mondo. Attraverso tutti gli eventi della storia noi possiamo accorgerci di questa presenza costante di Dio nella vita dell'uomo. Dio prepara l'uomo alla venuta di Cristo. Ma nella Bibbia, nel Vecchio Testamento, troviamo moltissimi testi in cui il Signore continuamente proclama all'uomo che egli è il suo consolatore e il suo liberatore. Tanti di questi testi li abbiamo accennati durante la preghiera. Ecco, Dio è provvidente. È come il Padre
che imbocca il figlio. Ricordate il bellissimo testo di Osea. Ecco, io imboccavo il mio figlio come un padre imbocca il figlio, come una madre imbocca il figlio, dava da mangiare. Dio provvede ai suoi figli con grande amore, alle volte si mostra come madre che consola il figlio, così io vi consolerò. Proprio nel terzo Isaia, capitolo 66, c'è questa bella immagine, Dio come madre, sta vicino al suo popolo, sta vicino a ciascuno di noi, fa sentire le viscere della sua misericordia, della sua dolcezza e del suo amore. Dio che si mostra sposo, adesso nel cantico dei cantici apre il suo volto. È bellissimo questo libro, letto in chiave di amore. È l'idillio più bello che è stato scritto da mano umana, ma riferendosi all'amore di Dio per l'uomo, con immagini ardite, arditissime, che bisognerebbe leggere nel testo originale e che sono raddolcite, addomesticate nelle traduzioni. Dio mostra tutto il suo amore per la sposa e l'amore del marito per la sposa, del fidanzato, dell'amante, e l'amore dell'innamorato. E così nel profeta Osea, questo amore tradito, ma Dio non ha paura di chi tradisce, il suo amore è più grande di ogni tradimento umano. In Ezechiele 16, ecco, Dio rimprovera la sposa infedele che aveva amata fin da giovinetta, quando passai eri nuda, eri nuda dalla tua nascita, neanche il tuo ombelico era stato unto con il sale, come facevano gli antichi. Allora io presi il mio mantello, dopo averti lavata, dopo averti unto con l'olio, ho preso il mio mantello e ti ho coperta e fosti mia. Voi cresteste, diventasti una giovinetta, cominciaste ad avere i seni più grossi, ti sei formata e sei diventata bella, però tu mi hai cominciato a tradire con i tuoi amanti. Però io sono passato di nuovo e ho avuto sempre pietà di te. Ecco, ti faccio scontare i tuoi peccati, ma io ti amo immensamente, non ti posso perdere. Ecco l'amore di Dio che perdona. Perdona tutta l'infedeltà umana. Dio che consola il suo popolo e fascia i cuori spezzati. Ecco, vogliamo chiudere questo primo paragrafo dell'amore del Padre con tutti quei testi meravigliosi che troviamo nelle scritture, che troviamo nei salmi, troviamo nei profeti, fino all'ultimo profeta, quasi Zaccaria. Io manderò il mio spirito di consolazione su di voi. Ebbene, Dio, quando dice che vuole consolare il suo popolo, vuole presentare suo figlio. Egli dal cielo vuole rendersi presente all'uomo sulla terra. La sua tenerezza, ma vuole rendersi presente all'uomo. Manderò mio figlio, e nel mio figlio manderò me. Cristo dirà: chi vede me vede il volto del Padre mio. È il Padre che è presente nel figlio. E allora ecco Dio con noi, l'Emmanuele, capitolo 7, capitolo 9 di Isaia, 7, manda l'Emmanuele.
Ecco, colui che nascerà sarà Dio con noi, Emmanuel. Egli comparisce come luce, tutti si rallegrano, la sua venuta è gioia come quando si spartisce la preda, come quando si biete, come quando si pigia l'uva, perché il bastone dell'aguzzino è infranto. Un figlio ci è stato dato, un bambino è nato per noi, ed egli è il consigliere ammirabile, Dio con noi e il Padre, è il Padre che si rende presente nel figlio. E adesso questo figlio è qui, in mezzo a noi, il Consolatore, egli è il Noè che salva, Noach, di quando Lamech ha il figlio, dice: questo ci consolerà da tutte le nostre tribolazioni. Per cui questo primo personaggio, Salvatore, che preannunzia il grande Salvatore, porta nel suo nome la missione del figlio, che è consolare. Dio è qui, in mezzo a noi, nel suo figlio, e Gesù potrà dire: chi vede me, vede il volto del Padre. Gesù inaugura a Nazareth la sua missione. Entra nella sinagoga e chiede il libro da leggere, la scrittura. Gli viene dato il libro del profeta Isaia, e il trito Isaia, il terzo rotolo di Isaia, che si apre con capitolo 61, si apre con il testo 61:1-3, che però bisogna leggere nel testo originale. Evidentemente Gesù lesse quel testo nell'originale di Isaia. Luca ce lo dà più accorciato, ma Gesù pronunziò questo oracolo che vogliamo leggere qui. È su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio contro i nemici, per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito di lutto, canto di lode invece di un cuore mesto. Essi si chiameranno querci di giustizia, piantagione del Signore, per manifestare la sua gloria. E subito chiude il libro: questa scrittura oggi si compie in me. In questa scrittura il punto più messo in risalto è la consolazione. Ecco, sono venuto per fasciare le piaghe dei cuori spezzati, per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion, per dare loro la corona invece della cenere, olio di letizia invece dell'abito di lutto, canto di lode invece di un cuore mesto. L'accento è appunto sulla consolazione, la guarigione, la liberazione, così sfocera nella consolazione. L'uomo liberato e consolato, l'uomo guarito e consolato, l'uomo consolato, e nella gioia, nella pace,
perché si è incontrato con questo Dio. E Gesù passò 3 anni, come dice Pietro alla casa di Cornelio, a consolare. Passò guarendo tutti, liberando tutti quelli che erano sotto il potere del maligno. Gesù passa consolando, asciuga le lacrime della vedova di Naim, la compassione di Gesù. Asciuga le lacrime di Maria di Magdala, Maria di Magdala ai suoi piedi, ed egli consente di piangere, piangere, si lascia profumare i piedi, e contro questo scandalo, ossia tutti gridavano lo scandalo, Gesù guarda con amore, con sfida. Sfida gli scandali del mondo, gli scandali ipocriti del mondo, pur di consolare. Consola l'adultera, nessuno ti ha condannato, neanche io ti voglio condannare. Tutti condannano, tutti puntano il dito, ma Gesù no. Gesù punta il dito contro l'ipocrisia dei farisei, punta il dito contro coloro che non amano, contro coloro che sono violenti con il prossimo, ma chi è misero, chi è povero è oggetto del suo amore, sfama il popolo che lo segue. Fa il miracolo della moltiplicazione dei pani, cammin facendo incontra una vedova che piange il figlio a Naim, e ferma il feretro, si commuove quella madre in lacrime, prende il bambino, il giovanetto, alzati, e lo restituisce a sua madre. Ecco il cuore di Cristo, questo è il cuore di Cristo, quel cuore che lui ha avuto dal Padre, quel cuore che dobbiamo avere anche noi, la compassione. Gesù ha compassione. Nella parabola del buon samaritano, egli descrive se stesso. Scende da cavallo. Il sacerdote non ha compassione. Il levita non ha compassione. E la scienza umana che non ha compassione. E la tecnica umana che non ha compassione. E il mondo religioso che non ha compassione, e il mondo laico che non ha compassione, ma lui no, lui è lo straniero, non è come gli altri uomini, uno straniero che si è fatto nostro, ha il cuore, entra in comunione con l'uomo che è ferito a metà strada, non è più questo cavallo bianco con cui è venuto, e a terra trae dalla sua borsa, la borsa il suo cuore, trae dalla sua borsa 3 cose: il vino per purificare, l'olio per sommare e le fasce per fasciare i cuori spezzati, le ferite, e poi se lo carica sul suo giumento bianco, il cavallo bianco di Zaccaria dell'Apocalisse, e la sua umanità bianca, e su questa umanità che carica l'umanità sporca, l'umanità ferita, che l'uomo lo porta all'albergo, l'albergo era chiesa, e dice all'albergatore: abbi cura di lui, ti do i 2 denari, il denaro dei sacramenti, il denaro dei carismi, abbi cura di lui, spendi tutte quelle che deve spendere, non guardare a spese, quelle che interessa è che sia guarito. Io ritornerò e ti rifonderò di tutto quello che avrei speso. Ritornerà per riprendere il ferito, ormai risanato, e riportarlo a Gerusalemme, da cui egli è sceso. Questo è Cristo. E al dottore che lo aveva interrogato risponde: va,
E fa tu lo stesso. Questo è il comando che Cristo dà a noi. Va e fa tu lo stesso. Questo è l'amore. Qual è il comandamento più grande? Amerai il Signore Dio tuo, amerai il prossimo tuo come te stesso. Ma chi è il mio prossimo? E Gesù lo indica. E chiunque ha bisogno di te. Chiunque ha bisogno di te. Questo è il tuo prossimo. Questo precetto che è antidiluviano e che Cristo poi rende più concreto. Mi antidiluviano. Incomincio con Caino, dove è tuo fratello. E subito dopo il diluvio c'è un testo del Genesi 9. Dio ha comandato all'uomo di avere cura del proprio fratello. E poi c'è la legge del Sinai, di amare il prossimo. E poi è venuto lui: amatevi come io vi ho amato. Questo è il nostro Signore. Gesù, prima di partire da questo mondo al Padre, promette il Consolatore: non vi lascerò orfani. Ma pregherò il Padre mio, perché vi mandi il Consolatore permanente. Egli prenderà del mio, prenderà del mio, prenderà il mio amore, prenderà la mia verità che vi rende liberi, prenderà da me e ve lo darà. Per cui il Consolatore, lo Spirito Santo, che manderà dal Padre, è un Consolatore ricco di Lui, in cui rivive tutto l'amore del Figlio e tutto l'amore del Padre. Consolatore permanente, egli vi annuncerà tutto e starà con voi, starà con voi. È mediante Lui che io sarò con voi sino alla consumazione del mondo. E così Gesù può partire per il Padre, però prima di partire egli istituisce l'Eucaristia per noi. Voglio stare con gli uomini sempre, non mi voglio allontanare dagli uomini, voglio che mi mangino, si nutrano di me. Che amore immenso quello di Cristo. L'Eucaristia è il segno tangibile, visibile, perenne dell'amore di Dio, che vuole consolarci, vuole con la sua presenza colmare la nostra solitudine. Nell'Eucaristia egli si rende presente, tanto presente da stare nei nostri tabernacoli. Siamo noi che lo abbandoniamo, ma lui è là presente con noi nel silenzio. Chiunque vuole può venirmi a trovare, chiunque vuole può venire a mangiarmi, perché ogni giorno mi sacrifico, mi immolo per ciascuno di loro. Ecco l'amore di Cristo. Gesù Consolatore, che muore sulla croce, muore sulla croce per distruggere il peccato, perché il peccato impedisce la consolazione, impedisce la comunione con Dio, distrugge il peccato. Distrutto il peccato, gli assicurerò all'uomo una perenne comunione, quella comunione che egli aveva con me, con il Padre e con lo Spirito nel Paradiso, quando io con il Padre e lo Spirito riposavamo nel cuore dell'uomo. A Pentecoste la promessa si compie. Già aveva soffiato e mise di Spirito. Aveva soffiato lo Spirito sull'universo per annunciare che la sua missione è compiuta, però continuava nello Spirito che aveva diffuso su tutta la terra. Risorgendo, la prima cosa che fa
e soffiare lo Spirito sulle fondamenta della Chiesa, gli Apostoli, per assicurare la remissione dei peccati, perché il peccato è quello che divide, quello che isola. E allora dice: rimettete i peccati, rimettete i peccati, vi do il mio Spirito perché voi possiate continuare la mia missione, allontanate il peccato dagli uomini, così assicurerò agli uomini che io sono sempre con loro. Il peccato non isolerà più l'uomo, perché ci sarete voi che distruggerete il peccato nel mondo. E poi a Pentecoste mandi il suo Spirito. Aveva detto: la promessa che il Padre vi ha fatto si adempirà fra non molti giorni. Andate a Gerusalemme e aspettate. E Maria, depositaria di questo comando del Signore, Maria la nostra consolatrice, quella che ha compreso Gesù, raduna gli apostoli e li porta nel cenacolo, in preghiera attendono, e al decimo giorno, ecco, scende lo Spirito Santo, il Consolatore. Ed allora il Consolatore è nella Chiesa, è in ciascuno di noi, ed è nella Chiesa, guida la Chiesa e guida ciascuno di noi. Qui comincia l'opera meravigliosa dello Spirito. Lo Spirito ci inabita. Comprendete che significa l'inabitazione dello Spirito? Ossia, Dio abita con l'uomo. Quando il popolo era nel deserto, Dio abitava con il suo popolo mediante la nube. Quando camminava nella Palestina e si spostava ora qua, ora là, dice proprio a David, capitolo 7, prima del re, mi pare: voi vi spostavate a destra e a sinistra e andavate ora qua e ora là, ed io ero con voi ora qua, ora là. Ma adesso non è ora qua e ora là, adesso è dentro, adesso è dentro, nell'inabitazione, è Dio che abita con gli uomini. La dimora, la Shekinah, non è più nella tenda, è dentro la tenda dell'uomo. Ed è lo Spirito che prepara l'uomo a ricevere l'Eucaristia. E quando l'Eucaristia entra dentro di noi, è un tripudio di amore del Padre, del Figlio e dello Spirito, che prendono l'uomo e quasi lo asciugano dentro di loro, lo sminuzzano, lo assorbono, lo digeriscono dentro di loro, non so come esprimermi. Ecco l'amore di Dio nello Spirito Santo, questo Spirito ci illumina. Qui dovremmo fare una carrellata sulla guida che fa lo Spirito nella Chiesa. Guida la Chiesa, leggete tutti gli Atti degli Apostoli e leggete con occhio critico la guida dello Spirito nella storia. Lo Spirito guida il cammino della Chiesa. Il rinnovamento nello Spirito è un atto di presenza dello Spirito nell'umanità decaduta, nella Chiesa che ha bisogno. Ma è meravigliosa l'opera dello Spirito dentro di noi. È Lui che ci guida, ci illumina, ci conforta, asciuga le lacrime, si fa sempre presente, ci ispira, ci muove. È Lui che prega, è Lui che agisce. Egli ha messo la sua sede nello Spirito nostro, nello Spirito nostro, e di là governa l'anima e governa il corpo. Dice lo Spirito al mio Spirito, è un testo di Paolo. Dice lo Spirito divino al mio Spirito umano. I due spiriti si incontrano, anzi lo Spirito dell'uomo è inabitato talmente dallo Spirito Santo che Sant'Ireneo, parlando del cristiano, dice: lo Spirito Santo è composto di corpo, anima e Spirito Santo. Corpo, anima e Spirito Santo.
perché lo spirito dell'uomo è così inabitato dallo Spirito Santo da diventare come una cosa sola. Dulcis hospis anime, dolcissimo ospite dell'anima. Ecco allora noi possiamo dire che Dio veramente è il consolatore dell'uomo. Ossia l'uomo non è più solo perché ha Dio con sé, ha il Padre, ha il Figlio dello Spirito. Perché? Che cosa fa lo Spirito? Per la pericoresi, pericoresi è una parola che indica un mistero, cioè dove c'è una persona ci sono le altre due persone. Per cui se lo Spirito Santo abita dentro di noi, siccome lo Spirito Santo non può stare, è amore, senza il Padre e senza il Figlio, là dove c'è lo Spirito, ivi c'è inevitabilmente il Padre e il Figlio. Per questo mistero della pericoresi, noi che siamo pieni di Spirito Santo, abbiamo con noi il Padre e il Figlio. Non sapete che voi siete tempio dello Spirito Santo e che lo Spirito Santo abita corporalmente dentro di voi? Corporalmente dentro di voi. E allora il nostro corpo diventa il tempio dello Spirito. Beh, bello questo. E in questa verità viene innestata tutta la teologia pratica della santità del corpo. Il corpo è santo perché è il corpo di Dio, è il corpo di Dio. Dio abita nel corpo dell'uomo. Ecco perché il peccato di impurità è il peccato di sacrilegio, perché tu dissacri il tuo corpo, perché è il tempio di Dio. Prenderò il corpo di Cristo e ne farò il corpo di Belial, del demonio. Quale connivenza tra Cristo e Belial? Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, cioè che siate puri, che siate casti. E nessuno inganni il proprio prossimo in questo, perché Dio condannerà lui. Guai che distrugge il tempio di Dio, il Dio distruggerà lui. Per cui abbiamo tutti i motivi, così possiamo dire teologici, cristologici, pneumatologici, per dire che il corpo nostro, essendo abitazione di Dio, va custodito santo. E chiudo questa prima parte guardando a Lucia. Lucia, la nostra bella martire, che vive questa verità quando il pretore romano domanda a Lucia, perché il discorso era caduto sullo Spirito Santo, che ne sapeva questo pretore romano, dice: c'entra lo Spirito Santo? E Lucia risponde: pie edicaste viventes templum sunt spiritus santi. È la frase di Lucia, si parlava in latino. Esnete in te Spiritus Santi, cioè c'entra lo Spirito Santo, lo Spirito del Santo. E Lucia: pie edicaste viventes templum sunt Spiritus Santi. Coloro che vivono nella castità e nella pietà sono il tempio dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, l'uomo non è più solo, l'uomo che ha Dio non è più solo, è l'uomo consolato. L'uomo consolato è colui che ha Dio. In questa presenza di Dio in noi vengono sciolte tutte le solitudini dell'uomo, perché Dio completa la solitudine dell'uomo, la riempie di sé, che è vita, pace, gioia, amore, tutto. Amen. Fammi comprendere che non sono solo nella vita. Lo Spirito Santo invade il mio cuore,
invadi il cuore di quei fedeli e fa che sentiamo tutti dentro il nostro cuore i palpiti del cuore del Padre, i palpiti del cuore del Figlio e il palpito del cuore degli uomini, di tutti gli uomini. O Spirito Santo, fa che tutti ti sentiamo, sentiamo tutti questi palpiti, che viviamo l'amore. O Spirito Santo, noi ti ringraziamo, ti benediciamo, perché tu colmi tutte le solitudini umane. Rendici, o Spirito Santo, consolatori, anche noi, perché noi consolati da quella consolazione che scende dall'alto, possiamo diventare consolatori dei nostri fratelli. E fondi tuo Spirito Santo con spirito di consolazione su ciascuno di noi, su questa assemblea, su questi fratelli, perché consolati possiamo a nostra volta consolare ed uscire di qua con questo programma di vita, di colmare, di consolare i propri fratelli, di consolare gli afflitti di Sion, di dare un canto di gioia agli uomini, di rimettere questo canto sulle labbra di tutti, perché tutti si possa cantare l'inno della vita. Questo ti chiediamo, o Spirito Consolatore, scendi, scendi allora su di noi. Vedete questa bella preghiera che scaturì a Perusa e che quelle che composero questo hanno trascritto sbobinandola. Noi facciamo bene nostra questa preghiera scaturita. Subito dopo ci fu una profezia. Comunque, e adesso guardate, noi non possiamo dilungarci perché dobbiamo dare luogo ai simposi. Come procederemo? Prenderemo, io distribuirò qui i foglietti dei simposi. Un momento che leggerò. Poi saranno formati sei gruppi. Prego che in ogni gruppo così confluiscano, per quanto è possibile, persone diverse. È chiaro che sei per ogni gruppo non ci sono, ma distribuiteli in modo da essere presenti nei sei gruppi. Sono i primi sei simposi. Io leggo adesso l'inizio. Facciamo così, l'inizio, e voi distribuitevi intanto, ma prima di iniziare vorrei leggere l'introduzione e le piste che dovete tenere. Se volete 5 minuti di relax, prendete 5 minuti di relax, però qui stando in sala, in modo che si abbia il tempo di indicare i punti dove ci dobbiamo riunire e come saranno composti questi gruppi. Per conservare così il simbolo dei 12 pozzi, adesso faremo pozzo 1, pozzo 2, pozzo 3, pozzo 4, pozzo 5, pozzo 6. Il pozzo 1, tutti insieme i testi. Pozzo 2, mediterà sulla parola di Dio. Pozzo 3, sulla penitenza sacramentale. Pozzo 4, pane eucaristico. Pozzo 5, perdono delle offese. Pozzo 6, amicizia.
cioè predilezione spirituale, predilezione spirituale. Sono sei pozzi. Queste per il mattino. Come? Predilezione spirituale, cioè amicizia. Siccome non trovavamo la P, venne una suora e mi disse predilezione. Questi medesimi gruppi nel pomeriggio faranno il pozzo 1, presenza di Dio, il pozzo 2, passione di Gesù, il pozzo, cioè gruppo 3, la provvidenza divina. Adesso cosa manca? Le opere di misericordia, pietà per i miseri, quel che viene appresso, poi la piccolezza spirituale, i piccoli, orri, agli, cipolle. Dio ci inviò un consolatore, Mosè, era stato salvato dal Nilo sotto gli occhi di sua sorella Maria. Poi era fuggito nel deserto dove aveva incontrato il Signore al monte Horeb. Con mano potente, attraverso il Mar Rosso, ci liberò dalla nostra schiavitù. Guidati dalla colonna di fuoco, arrivammo al deserto di Shur. Vagammo per 3 giorni in cerca di acqua. Trovammo l'acqua amara, ma l'acqua era amara e non si poteva bere. Il Signore indicò a Mosè un legno, lo gettò nell'acqua e l'acqua divenne dolce. Ne parleremo un'altra volta. Dio in quel luogo ci consolò, ci disse per bocca di Mosè che ci guariva da tutte le infermità contratte in Egitto, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Esodo 15:26. Tutto questo fu scritto per noi, per i quali è arrivato alla fine del tempo. 1 Corinzi 10:11. Adesso siamo qui ad Elim, all'ombra di un palmizio, dove ci sono 70 palme e 12 sorgenti di acqua pura. La comunità in cammino, che siamo noi, benedica il Signore per i 70 anziani che stanno con Mosè attorno alla tenda del convegno. Essi sono come 70 palme. Sono i privilegiati che salgono con lui sul monte per vedere il Signore, Esodo 24. Quando si celebra la divina liturgia, essi come fusti di palme stanno attorno al sommo sacerdote, Siracide 50:12. Ora siamo qui per attingere l'acqua ai 12 pozzi. Al pozzo prima della preghiera, al pozzo 2 della parola di Dio, eccetera, eccetera. E qui in questo clima di Esodo noi ci distribuiamo in 6 punti per riflettere sui primi pozzi. Qui troverete lo spunto per ognuno di questi pozzi. Saranno distribuiti questi fogli, almeno 2 fogli per ogni gruppo. Cominciamo con la preghiera, se vogliamo anche indicarla. Pozzo primo. Vegliate e pregate in ogni momento, Luca 21. Marco 13. Pregate incessantemente con ogni sorta di preghiera. Efesini 6. Pregate incessantemente, 1 Tessalonicesi. Noi preghiamo di continuo per voi,
secondo e terzo diocesimo. E allora si consiglia un incontro settimanale di preghiera comunitaria, la Santa Messa al mese di intercessione, una giornata di ritiro al mese, 30 minuti al giorno di preghiera personale, un ritiro annuale comunitario per attingere bene a questo pozzo. Però dovete meditare sulla preghiera come pozzo. Secondo pozzo, la parola di Dio. Noi abbiamo a conforto le sacre scritture che sono nelle nostre mani. Primo, Maccabei 12. Confortandoli così con la parola della legge e dei profeti, secondo i Maccabei. Oppure un altro testo. Quando le tue parole mi vennero incontro, io li mangiai con avidità, furono per me dolci come il miele. Questo è il testo di Geremia. E allora si consiglia la lettura quotidiana della Sacra Scrittura. Poi la penitenza sacramentale. Testo di Zaccaria 13. Ma potete trovare tantissimi testi. Confessione, quantomeno mensile, ma per noi ogni 15 giorni. Poi cosa abbiamo detto? Il perdono delle offese, mi pare. Questa mattina, no? Pane Eucaristico, sì. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne per la vita. Prostrato adoriamo il Signore. Mangiare ogni giorno il pane del Signore. Il perdono delle offese. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Amate i vostri nemici, pregate per i vostri persecutori. E il perdono permanente. Comunque voi meditate su questi testi, eh? Soltanto qualche testo vi ho dato, ma ce ne sono moltissimi che dovete raccogliere. Poi l'amicizia, predilezione. È un tema lunghissimo che ho trattato in modo specifico. Quando si parla di amicizia non è l'amicizia umana, questa c'entra per traverso, ma è un'amicizia di altro tipo, molto più bella, più grande e più profonda dell'amicizia umana. Abramo fu chiamato amico di Dio, l'amico di Dio, diventare amici di Dio. Quando Dio parla di Abramo, dice, che fa, glielo diciamo ad Abramo, che è il nostro amico, perché tra gli amici non ci si nasconde nulla, glielo diciamo ad Abramo, nostro amico, viene chiamato l'amico di Dio. Gesù dice, vi ho chiamato amici. Siamo amici di Gesù, amici di Gesù. Guardate, l'amicizia di Dio è un po' diversa da quella umana. Anche Giuda fu chiamato amico, quello che lo tradiva. Nel momento in cui lo tradiva, venne chiamato amico. Amico, per questo sei qui? Dio ci consola perché noi possiamo essere consolatori. Dio mi ha consolato con la venuta di Tito. Paolo era solo, sconsolato. Quando venne Tito, Dio mi ha consolato con la venuta di Tito. Ecco l'amico che consola, perché l'amico porta la presenza di Dio, non porta la presenza sua. È quella differenza tra l'amicizia umana e quella divina. Se io per esempio sono amico del rosario, ma tanto per dire, che cos'è? Porto la presenza di Dio al rosario, è diverso. Se io sono amico di Pina, che cosa fa? Porto la presenza di Dio a Pina. Se mettiamo, tu come ti chiami? Come ti chiami? Giuseppina,
viene a me ed è mia amica, mi porta la presenza di Dio e io sono consolato. Lei è portatrice, è il contenitore. Il contenuto è Cristo. Per cui è molto diversa l'amicizia umana dall'amicizia divina. L'amicizia divina non si rifiuta mai, perché ben compresa è l'amore di Dio che attraverso l'amico viene a noi, ci consola e ci trasforma.